Lei ha detto che non è una proposta di destra o di sinistra, è un diritto di tutti noi. Intanto tutti i sondaggi confermano che la stragrande maggioranza delle persone è d'accordo sul fatto che ci siano buone regole che consentano di scegliere alla fine della vita, che non significa imporre una scelta a tutti. Io sono convinto che ormai ci sia una consapevolezza enorme, proprio per il vissuto della gente attorno in famiglia, al capezzale di una persona malata, che non si deve imporre come una tortura, una sofferenza contro la volontà del malato, del paziente. Ecco, questa raccolta firme chiede che ciò che in Italia è già legale, perché in alcuni casi è già legale l'aiuto medico alla morte volontaria, avvenga in tempi e modalità certe. E questa è una competenza regionale, perché la sanità è regionale. Allora noi chiediamo che Regione Abruzzo intervenga, sarebbe anche la prima in Italia, quindi sarebbe un ottimo segnale, la campagna è partita in Veneto e qui, intervenga per dare tempi certi alle risposte a malati che ovviamente non hanno tempo per aspettare, perché sono o malati terminali o comunque malati in condizioni veramente estreme di sofferenza. Ha anche fatto riferimento al caso delle Marche, può essere un esempio per migliorare la sanità e comunque tutto ciò che è contenuto su questo. A volte si contrappongono, no, i malati che vogliono vivere, i malati che vogliono morire, è un'idiozia. I malati esigono e hanno diritto al rispetto della loro volontà e della loro scelta, che ovviamente per tutta la vita e per tutti noi è volontà di salute e di cura. Può arrivare un momento in cui quella sopravvivenza diventa insopportabile, allora rispettare sempre la volontà del malato significa anche riformare a misura di persona il sistema sanitario. Nelle Marche Federico Carbone ha dovuto aspettare 2 anni prima che la ASL gli facesse persino una visita per capire se era nelle condizioni di poter ottenere l'aiuto a morire, solo perché c'era un blocco ideologico da parte dell'assessore regionale e della politica e dei partiti nella regione. Queste cose non devono accadere, perché non spetta ai partiti, non spetta al potere, non spetta neanche a Marco Cappato, non spetta a nessun altro che alla persona che soffre decidere il momento nel quale quella sofferenza deve avere termine. L'appello può andare un po' al governo regionale in questo caso? Non andrà solo un appello. Ci auguriamo, ed è la ragione di questo tavolo per strada, che ci arrivino almeno 5.000 persone a chiedere al governo regionale una legge, in realtà alla maggioranza in consiglio regionale o comunque alla maggioranza tra le consigliere e i consiglieri regionali di approvare una legge. Sì, io spero che abbiano la forza e il coraggio di farlo, sarebbe importante per tutti.